What is up, New Judges Combat? Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Joe. Sì, Joe Creepy Show. Raga, mettetevi comodi perché finalmente dopo tanto tempo torniamo a fare un rituale tanto richiesto da voi. Sì, il rituale delle tre di notte. Ma di che cosa stiamo parlando? Adesso ve lo racconto subito. Mettetevi comodi. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi a questo canale attivando la campanellina, lasciando il vostro like e soprattutto condividete questo video dappertutto. Ma ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché soltanto il 15% di voi è iscritto al canale. Quindi raga, aiutatemi perché voglio arrivare a 100.000 iscritti entro l'anno prossimo. Aspetta, Gio, che cosa hai intenzione di fare? Cioè, è veramente tardi. Cioè, non è più tardi del solito. Sono l'una, è l'una meno 10. Non andiamo a dormire? Che cosa sto sentendo? Vuoi andare a dormire? Va bene, buonanotte. Vorrà dire che farò tutto da solo. Guarda che stanotte ho intenzione di fare il rituale di Halloween. Adesso ti racconto bene quello che voglio fare. Aspetta, aspetta, ma noi non dovevamo fare la pizza di Halloween? Non è che hai comprato ancora qualcosa di strano su quei siti strani che tu vai a vedere e che non sai che cosa schiacciare prima? Vedo che mi conosci bene. Non ti smentisci mai, anzi non mi smentisco mai, perché io settimana scorsa ho fatto un acquisto sul dark web ed è stato un acquisto che è stato suggerito da uno di voi. Sì, perché ragazzi, se volete potete assolutamente scrivermi a modjoeessilchiocciola@gmail.com, link qua sotto, per mandarmi la vostra mail per farmi sapere quali rituali volete vedere. Ebbene, adesso lasciate che vi spieghi, così anche si saprà quello che sto per fare, perché lei non sa ancora niente. Vai a comprare delle cose senza di me, senza dirmelo, e lo scopro all'improvviso a un orario strano di notte. Ma visto che a lui non ti posso assolutamente lasciare da solo, quindi starò qui con te ad aspettare le tue cose strane che accadranno. Adesso sono proprio curiosa di vedere che cosa hai comprato. Lo so che sei curiosa. Ragazzi, guardate che cosa ho acquistato. Ta-da! Aspetta! Ne ho comprati due perché che sapevo, cosa? Sì, lo sapevo che tu sei curiosa e che l'avresti fatto con me. Ecco, questo è il mio dono per te. No, ma queste sono troppo belle però. Però quello che devi sapere è che, raga, che dovete sapere anche voi, queste non sono delle semplici scary box che trovate magari alla Lidl. Queste le ho comprate sul dark web, suggerite da uno di voi. Adesso vi racconto tutto. Sì, fammi spazio che devo raccontare. No, aspetta! Comincio a sistemare queste cose sul mobiletto, arrivo subito. Raga, ascoltatemi bene perché quello che sto per dirvi è veramente inquietante. È stato uno di voi, sì, si chiama Massimo. Massimo dalla Lombardia. Non ha voluto specificare il posto preciso e mi ha detto: Joe, guarda che puoi fare questo acquisto, mi ha dato il link, andando su questo sito dark web dove vendono queste cose molto strane, tra cui queste scary box di Halloween. Ebbene Joe, queste scary box non sono molto normali, ma anzi sono molto molto strane e molto misteriose. Infatti queste mystery box, scritte sotto il regolamento, se aperte alle 3 di notte, possono portare a fenomeni molto molto strani. Lo so, sì, l'inutile che mi guardi perché ti vedo da qua che mi stai guardando. Sì, strani, non vuoi farlo? Che cosa ti sta succedendo? Ti sta venendo la paura? Hai paura di fare questa cosa? Joe, ma quali fenomeni? Lo sai benissimo che noi sempre andiamo verso i guai, verso quella via oscura e strana. Ma attenzione, perché dentro queste scatole noi le non le conosciamo, non le abbiamo mai viste, di la verità. Ma dentro forse ci sarà forse anche un'arma che si compone e diventa gigantesca. Le solite parole al vento senza senso di Sil, pressoché verso le 3 di notte. Sì, dici un sacco di stupidaggini. Va bene, perché solito. Per forza dobbiamo aspettare le 3 di notte? Perché me l'ha detto anche questo Massimo della Lombardia. Mi ha detto che dovete aspettare le 3 di notte e aprire questa scatola. Ma c'è un rituale da fare. Adesso vi spiego, raga, è un rituale molto molto semplice. Se volete fatelo, ma non mi assumo la responsabilità. Divertitevi anche voi. Se succede qualcosa sai cosa faccio? Che cosa fai? Ok, apro tutte le porte e butto via tutto quanto e poi chiamo 118. L'118? E per fare cosa di fare con l118? Ecco, l'elicottero si fa prima. Vabbè, sì, dai, ok, raga, sì, lo sapete, è fuori come una biscia, non ci possiamo fare niente. Comunque, a questo punto manca veramente poco perché, guardate, l'orologio segna che sono l'una meno 10, manca veramente un'ora e mezza, no, quasi 2 ore alle 3, quindi ci vediamo tra pochissimo, intanto noi ci prepariamo per questo stranissimo rituale di Halloween. Ok raga, siamo pronti ad aprire queste scary box, sono solamente le 2.45, guarda Sil, manca veramente un quarto d'ora e tutto comincia, sì, ci stiamo preparando. Comunque Sil, possiamo tranquillamente aprirle perché all'interno ci sono le istruzioni per il rituale, altrimenti non possiamo sapere come fare. Ma tu non lo sai veramente perché non le conosci. Appunto, dobbiamo aprirlo, quindi ne abbiamo due, Sil, che faccio, le apro tutte e due io o mi dai una mano? No, l'apro io. Quale vuoi tu? Allora io voglio aprire questa, sinistra, okay, tua, sinistra, è tua. Lo sanno tutti che mi piace la sinistra. Ok. Dolcetto o scherzetto? Dolcetto.
Dai, sì, vabbè. apri questa barra. Volta lo lascio da parte, ma lo tengo sempre di qua perché il martello, questo qui, può essere molto utile. Joe? Rumore strano? Odore di zucchero? D'oltre tomba, oddio. Vediamo cosa c'è. Che cos'è? Questo disegno non mi piace, per esempio. Perché c'è un cuore arancione malvagio? Oh, ma qua c'è... Cos'è, un cuscino, Joe? Sì, mi piace il cuscino di notte, il cuscino notturno. Le caramelle! Wow, queste mi piacciono, Joe. Queste mi piacciono un po'. Che cos'è? No, Joe. C'è odore di... Putrefazione. C'è odore di troll. Come troll? Aspetta, aspetta. Allora, le caramelle le metto qua. 4. Vuol dire che dopo devono ritornare a essere 4. Lo sai già che cosa voglio dire. Ma questo è il vestito della zucca. È interessante. Può essere che magari devo metterlo. È la mia taglia. Non è strano questo? Sì, non ti ho detto una cosa. Ti ho nascosto la verità. Una sola è la vera Scary Box. Questa è stata comprata sul dark web. Quella che hai aperto tu è stata comprata al supermercato. Era per farti tenere compagnia. Non potevo spendere 300 euro per due volte, quindi spenderne 600. Ho preferito comprarne una sola. Quindi è questa la vera Scary Box. Quindi apriamo subito e vediamo che cosa c'è dentro. Oh my goodness. Oh my goodness. Ma sì. Ma anche qui ci sono caramelle. Uguale a quella. Così ti impari. Sono stato truffato? Ma non è possibile, sono stato truffato. Guarda, solo caramelle, caramelle, sì, caramelle. Sono uguali le mie. Guarda, ma questa qui che cos'è? È una lingua gigante, no, voglio assolutamente provarla. No. Ma raga, ma solo caramelle, ma non è possibile. Ma non può essere, Joe. Secondo me è una specie di cintura. Cos'è? Aspetta a mangiarle. No, mi sono incastrato. Ma come incastrato? Aspetta. Ma che cavolo è? Sembra una specie di... Sai le corde quelle là per fare atletica? Sì, era veramente orrendo. Un sapore veramente stranissimo. Mi viene quasi da vomitare. Io lo sapevo che nella tua scatola era uguale alla mia. Hai voluto fare una truffa. E invece quella scatola è andata a finire anche ai supermercati, quelli normali. No. Ti sbagli. Guarda che cosa ho trovato. Ti sbagli. È diversa. Cos'è? C'è un messaggio. Saranno le regole del dark web. Ecco perché c'è la differenza. Sì, non ti fidi mai di me, lo sapevo. Apriamo, vediamo che cosa c'è scritto. Sono stracurioso. Ma è un papiro, non finisce più. No, non è un papiro, è una carta normale. Dai, ok, leggi. Complimenti, hai scelto la tua scatola migliore. Vedi? Vedi che è diversa da quella del supermercato? E quindi c'è scritto... La tua scatola migliore? C'è scritto, Halloween è molto vicino. Nella nostra città girano caramelle di ruote. Ma nella casa misteriosa solo zucche vuote. Ma fa anche rima, sì. Ma l'ha scritto qualche strana persona. No, Gio, qua c'è qualcosa che non mi convince. Aspetta, fammi leggere ancora. Cercami dentro occhi rotondi di fantasma, ma solo sotto una zucca che sorride. Puoi farmi dolcetto scherzetto? Ma di che cosa stiamo parlando, sì? Non ci sto capendo niente. Tipo quella, Gio? La candela? Scusa, è una zucca che sorride, guarda. Sì. Ma c'è scritto anche, ora mangia, una lingua di drago, un occhio di zombie e una corda della sfortuna. PS, hai tempo soltanto fino alle 3:17. Questa è la lingua di drago, quella che ti faceva schifo. E allora la mangio subito. La lingua di drago è buonissima. Adesso ti piace, perché hai paura di qualcosa. No, perché le 3:17 si stanno avvicinando. Aspetta, fammi vedere questo messaggio. Non mi convince per niente. Zucche vuote, mangia la lingua di drago. Ma c'è anche scritto mangia un occhio di zombie. Che schifo. Sil, dobbiamo fare in fretta. Sono le 3 in punto. Guarda, sono le 3:01. Adesso sono veramente le 3. Quindi è arrivato il momento di fare tutto. Mangiamo l'occhio di zombie e la corda della sfortuna. Quindi tutto dovrebbe essere attivo. Qual è? È questa. Questa è la corda della sfortuna e questo è l'occhio di zombie. Sì, scartiamo subito l'occhio di zombie. Voglio vedere com'è fatto. Deve essere qualcosa di veramente impressionante. Vediamo com'è. Oddio, Sil. Cos'è? È un occhio dello zombie. Che schifo, guarda, è rosso. Com'è? No, non vi dire niente. Sì, quando lo premi coi denti, senti qualcosa di viscido uscire. Che schifo, tipo l'ostrica, ecco, così. Peggio. Va bene, voglio che sia l'ostrica, Joe. Non fare schifo, non sputare nulla, perché se no non funziona e hai speso 300, anzi 600 euro. Joe, io mangio la corda della sfortuna. Ok.
macchie. Io voglio che sia quello che penso, cioè una specie di marshmallow arrotolato su se stesso. Tutto colore nero, arancione e azzurro. Non c'è il nero, c'è il giallo, il rosa e il blu. E si svita anche. Oh, aspetta. Cosa c'è? Ma sa di sabbia. Di sabbia? È una sabbia. È una sabbia. Non si può mangiare. Faccio anche fatica a ingoiarla. No, questa è pericolosa e non la voglio più. Fa tutto veramente schifo. Guarda che cosa c'è qua dentro. Tutto questo schifo. Ma guarda. Aspetta, è svuotato bene. Guarda qua dentro. Ma questo è cos'è? Uno zombie? Sembrerebbe un Frankenstein vestito da Dracula con la faccia da zombie. Un po' tutto misto. Ma mi sembra molto strano. Ma c'ha mani ovunque. Cioè mani doppie. Secondo me è una specie di zombie, Joe. Non lo so quello che sta succedendo. Mi fa tutto schifo. E quel cuore strano che c'era lì. Aspetta. Siamo sicuri che non c'è nient'altro? Mi sembra strano. Non lo so, Sim. Io so solo che sono le 3:10 e abbiamo ancora 7 minuti di tempo. Perché c'era scritto che fino alle 3:17 tutto era possibile, ma non sta succedendo un bel niente. Voglio vedere questa faccia, perché diceva di stare attento a un sorriso di zucca. Questo... Oddio, ma qua c'era una candela, si sta spegnendo. Quella zucca illuminata è per farci capire che questo vestito, vedi, ha la stessa bocca. È una bocca che sorride con gli occhi gialli, proprio come quella perché c'è la candela gialla dentro. E quindi secondo me devo metterlo su, forse perché ci dobbiamo proteggere da qualcosa. Lo sapevo io. Ok, tanto questa non ti va a te, me la metto io. Vediamo come ti sta, sono proprio curioso di vederti come stai. Aspetta. Ti assomiglia molto questa faccia di zucca. Aspetta, dove metto la mano? Non sei neanche capace a vestirti. No, devo metterla qua sopra. Sì, fai presto. Aspetta, perché il tempo scorre. Sono quasi le 3:17. Ma è buio. È buio per forza, c'è la cosa davanti. Su, sì, svegliati. È un cappuccio, vedi? È un cappuccio. Io? Beh, ti sta abbastanza bene, direi. È la mia. Ciao. Oddio, è andata via la luce. No, aspetta, Gio. Lo sapevo. Dove sei? Appena hai messo questa cosa addosso è andata via la luce. Aspetta, aspetta che accendo la luce di servizio della telecamera. Ecco, sì. La luce di servizio della telecamera ci ha dato ancora una volta una mano. Che sta succedendo? Oddio. Ma è normale. Mi si è legata il vestito da solo. Ma non era così prima. Anche le maniche ti sono andate dentro. Deve essere successo qualcosa, sì. Mi sento tipo schiacciata. Oddio. Ma, sì. Io ho sentito uno strano rumore. Che sta succedendo? Da qua. Aspetta. Che sta succedendo? Sì, c'è qualcuno. No, non mi dire, Sil. Sì. L'ansia lo sapevo io. C'è qualcuno? Che cosa? Lo sapevo, Sil, è quello delle 11 miglia. Me lo ricordo. Questo però, E che facciamo? Prendi il martello, oh, muoviti. Ehi! Sono un po' scioccata. Uomo di Halloween. Sono un paio di giorni che ti vediamo. Ti abbiamo visto anche l'altra sera alle 11 miglia. Eri tu, mi ricordo molto bene. Cos'è che vuoi da noi? Scelto! Aspetta. Si muove lo scettro, siamo forse dall'altra parte del mondo. Attenzione. Ma questo scettro ha veramente questi poteri? Cioè, posso toccarlo? Me lo puoi regalare? Cioè, veramente, mi piacerebbe vederlo. Posso toccarlo? No, dice di no. Perché no? Secondo me non vede tanto bene. Aspetta, ma è carne e ossa? Fammi vedere. Oddio, sì, scotta. Ma come è possibile? Ho un'idea. Secondo me dobbiamo spaccare con questo martello lo scettro, così lui non avrà nessun potere. No, secondo me dobbiamo spaccargli la testa, spaccare la zucca in due, quella strana testa che si ritrova. Secondo me se tu gli dai una martellata in testa, lo spacchiamo in due. Sei pronta? Dagli una martellata, dagli una martellata. Carica, no, carica al mio tre. Uno, due, tre, sbam! Ma, chi? Dov'è? È scomparso? Ma era qui! Ehi, uomo zucca? Non c'è più, è scomparso, le porte sono chiuse! Aspetta, Gio, non c'è qualcosa che non va! Forse l'ho toccato con questo pezzo sopra lo scettro, non dovevo farlo! Forse l'ho aiutato a scomparire! No, guarda, ho scoperto io qual è il problema, guarda! Sono le 3:19, 2 minuti fa, è finito il rituale, finiva alle 3:17, ti ricordi? C'era scritto anche sul regolamento, hai tempo solo fino alle 3:17, ecco perché è scomparso!
quindi è tutto normale. Ma io vorrei andarlo a cercare, vorrei andare a fondo a questa storia. Vorrei prendere questo uomo di Halloween e tenerlo tra le mie mani, spaccargli la testa e vedere chi c'è dentro. Sì, facciamo così. Sil, cosa ne pensi? Se questo video raggiunge 500 like, noi andremo la prossima volta a cercare in qualche modo di fare un altro rituale per incontrare l'uomo di Halloween e spaccargli la testa in due, aprirla e vedere chi c'è dentro. Sì, voglio vedere chi c'è dentro quella maschera. Spaccare la testa all'uomo di zucca, cioè praticamente è impossibile. È come comprare 100.000 caramelle in un secondo, ma non è possibile proprio, Joe. Vuol dire che dovremmo incontrarlo, forse dove c'è una festa di Halloween. Forse il 31 di ottobre. Tu non sai ancora niente, Sil. C'è una sorpresa. Vedi questa scatola? Che cosa? L'ho comprata sul dark web. Ancora? Sì, dentro qua ci sono ancora un sacco di rituali da fare. Non sono solo di Halloween, ce ne sono altri. Tra cui uno ancora di Halloween. Quindi abbiamo un'altra opportunità per andarla a ripescare a questo strano uomo di zucca. Quindi raga, se questo video vi è piaciuto, lasciate like, condividete e noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Joe.